Čítanie knihy proroka Michea. Libro del profeta Michea. E tu, Betleme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dei giorni più remoti. Perciò Dio li metterà in potere altrui, fino a quando partorirà colei che deve partorire. E il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. Egli stesso sarà la pace. Parola di Dio. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Pobjedu mu pribavi desnica njegova i sveta mišica njegova. Gospodinov znani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. Spomenu se dobrote i vjernosti prema domu Izraelu. Krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo poklikni Gospodinu, raduj se, kliči i pjevaj. Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna. Aleluja, aleluja, sei tu, Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Thank you.
Gospodin s vama. Signore sia con voi. Čitanje svetog evanđelja. Dal Vangelo secondo Matteo. Rodoslovlje Isusa. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide e figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Amenadab, Amenadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rakab, Boaz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roabamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, Ozia generò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Matan, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, e a lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Braccio e sestre, ova città. Fratelli e sorelle, le letture che abbiamo appena sentito, sia dall'Antico sia dal Nuovo Testamento, hanno lo stesso e l'unico messaggio. La storia dell'umanità è una storia programmata. E sempre, contemporaneamente, anche la storia della salvezza. Quei tanti nomi che abbiamo sentito, anche strani, che abbiamo sentito nel Vangelo secondo Matteo, desiderano dire che Dio dirige tutto. Lui, attraverso tanti uomini, tante persone, tante generazioni, nelle centinaia, anzi migliaia di anni, guida la storia e la indirizza a una meta sola, e questa meta è la nascita della Vergine che donerà al mondo il Salvatore. Lo stesso ci dice il profeta Michea, la prima lettura d'oggi, prima che fosse veramente avvenuto. Parlando di Betlemme, Michea dice: «Da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele».
e annuncia fino a quando partorirà colei che deve partorire. Veramente, fratelli e sorelle, nella pienezza dei tempi è avvenuto proprio ciò che ha profetizzato Michea, ciò che spiega il Vangelo secondo Matteo. La Vergine ha concepito e ha messo al mondo il Figlio, Figlio di Dio, colui che ha redento il mondo. Che cosa significa questo per noi fedeli? Questo significa che la storia è indirizzata verso il bene, verso la salvezza. Proprio questo fatto è ciò che dona a noi fedeli l'incoraggiamento più grande possibile, la gioia nella nostra vita. Noi siamo salvati e nonostante tutte le difficoltà di vita, tutte le sfide, disgrazie e delusioni, noi siamo salvati per la salvezza, per la felicità, per la pace eterna nel contemplare Dio volto a volto. Ma non dobbiamo pensare che su questa terra ci può essere la vita senza che siamo toccati dalla tristezza, dalla delusione, ma siamo invitati di dimostrare proprio in quei momenti quanto siamo coraggiosi, quanto apparteniamo a Dio e che non abbiamo paura di nessuna sfida. Proprio questo lo ha dimostrato perfettamente proprio Beata Vergine Maria, di cui Natività Terrena oggi celebriamo. Lei era la collaboratrice di Dio. Lei ha dimostrato di essere completamente di Dio in quel momento quando ha detto il suo grande e irrepetibile Fiat, sia fatta di me secondo la tua parola, nonostante tutto. Lei ha dimostrato quanto appartiene a Dio, che guardava il Figlio crocifisso e l'ha accolto nel suo grembo materno, nelle sue braccia materne, morto, tolto dalla croce. Nemmeno allora ha dubitato, l'ha vissuto come tragedia o perdita della grazia di Dio, ma come la volontà di Dio. E veramente è avvenuto ciò che il suo Figlio, che ci ha salvati tutti sulla croce, il terzo giorno è risuscitato dai morti, dimostrando che tutto ha senso. La sofferenza, il dolore, la perdita dei nostri più cari e addirittura la nostra morte personale, perché tutto questo è indirizzato verso la salvezza, risurrezione, glorificazione. Ma dobbiamo rimanere perseveranti, figli di Dio, nonostante tutto. Anche noi, come Maria, dobbiamo essere collaboratori di Dio nell'opera della salvezza. E questo si giunge se non odiamo gli uomini, se non vogliamo vivere nella vendetta, se non vogliamo far male all'altro uomo, ma perdonare tutto e aiutare a tutti. Ciò che è molto importante notare nelle letture di oggi è il rapporto di Dio verso i grandi e verso i piccoli. Dio non cerca né persone grandi né ricche né coloro che governano il mondo. Lui cerca sempre i piccoli. Lui si dimostra come grande Dio onnipotente proprio nella piccolezza umana. Così profeta Michea oggi dice che il Salvatore del mondo uscirà dalla cittadina di Betlemme, e Betlemme è la cittadina così piccola fra tutti i villaggi di Giuda. Così il Figlio di Dio nasce da una ragazza sconosciuta, Maria, che diventa grande, la più grande, la donna più conosciuta nella storia umana, non perché è nata in un palazzo reale, non perché era una regina, imperatrice che governava il mondo, ma perché ha accettato la volontà di Dio e ha generato il Figlio di Dio stesso. Dio vuole da noi essere piccoli così. Le nostre nonne buone
nelle loro case strette e povere, nella loro semplicità, non hanno forse raggiunto una grandezza davanti a Dio, pregando Dio, insegnando loro figli di camminare sulle vie giuste, non odiando nessuno e sopportando con pazienza ogni ingiustizia e ogni difficoltà che la vita gli ha portato. Anche noi dobbiamo lottare per essere grandi davanti a Dio e non grandi in questo mondo, perché questo di solito non è in conformità l'uno con l'altro. Maria era la portatrice di Dio, la madre di Dio, Theotokos. Lei nel suo corpo portava figlio di Dio e l'ha donato al mondo. Proprio questo è il compito di ogni fedele, essere colui che porta Dio agli altri, e per poterlo essere dobbiamo prima cercare Dio. Qui allora dobbiamo domandarci quanto conosciamo la Bibbia, quanto conosciamo Dio, quanto conosciamo i documenti sacri, quanto leggiamo la Bibbia. Ci siamo interessati per la letteratura teologica, oppure la nostra fede, e purtroppo la maggior parte dei cristiani nella nostra zona è rimasta a livello di ciò che imparano i bambini che si preparano per la prima comunione. Quanto leggiamo la stampa cattolica? Oppure preferiamo guardare per ore nella guardare la televisione, sulla quale possiamo vedere ciò che è completamente contrario a ciò che insegna Gesù Cristo? E quando bisogna prendere qualcosa sul serio, qualcosa che ci sviluppa, non abbiamo tempo, ma non abbiamo nemmeno la volontà. Prima bisogna cercare Dio, imparare da Lui, delle sue opere, e poi possiamo portare Dio, donarlo agli altri. E veramente non mi meraviglia per niente che tanti che si riconoscono cristiani nella realtà vivono come veri e veritieri pagani, persone che non appartengono al Vangelo ma appartengono al mondo, e si comportano come figli delle tenebre e non figli della luce. Fratelli e sorelle, celebrando la festa di oggi, non dobbiamo dimenticare per niente che Maria è nata in una famiglia. I suoi genitori, secondo la tradizione, si chiamavano Gioacchino e Anna ed erano membri del popolo ebraico. Anche noi siamo membri di un popolo che si chiama un popolo croato, italiano, irlandese o qualsiasi altro. Non siamo nemmeno colpevoli per essere partecipi di questo popolo e nemmeno meritevoli. Questa era la volontà di Dio. Non siamo né colpevoli né meritevoli di essere nati come membri della Chiesa di Cristo. Questo anche è la volontà di Dio. Ma il nostro compito è di amare sia il nostro popolo sia la nostra Chiesa e di tentare con tutte le nostre forze di crescere, ovviamente non odiando qualcun altro perché appartiene a qualche altro popolo, a qualche altra religione. Amare i propri e lottare per il proprio popolo, per la propria Chiesa, non significa assolutamente che dobbiamo rinnegare agli altri i stessi diritti. Soltanto questa è la misura del Vangelo, soltanto così dimostriamo di essere figli degni della nostra Chiesa e del nostro popolo. Alla fine, Beata Vergine Maria ha detto il suo sì per vivere la volontà di Dio. E lei veramente ha realizzato nella sua vita ciò che aveva promesso. Noi, fratelli e sorelle, per mezzo del nostro battesimo siamo diventati figli di Dio, figli della luce. E anche noi dobbiamo realizzare ciò che abbiamo promesso a Dio, diventando cristiani maggiorenni, avendo ricevuto il sacramento della cresima, costruire un mondo migliore, iniziando dalla costruzione della propria famiglia,
facendo gli uomini con i quali lavoriamo più nobili, donando la gioia ai tristi e abbandonati, donando il momento del nostro tempo a coloro che sono abbandonati da tutti. Questo è il compito fondamentale di ciascuno di noi che con orgoglio ci chiamiamo con il nome di Cristo. In questo ci aiuti intercessione potente e l'esempio della Beata Vergine Maria di cui nati.